Come già ampiamente annunciato, oggi l'intitolazione a Ludovico Corrao della via per Monte Bonifato, strada fondamentale che collega il centro urbano di Alcamo con la parte alta della montagna alcamese. In attesa della solenne cerimonia di scopertura della targa toponomastica che sarà effettuata proprio in occasione di questa intitolazione, della via per Monte Bonifato a Ludovico Corrao, con noi Ernesto Di Lorenzo. Allora, un ricordo di questa figura politica, oltre che di avvocato, che certamente rappresenta un punto di riferimento per non soltanto i siciliani. Dici bene, rappresenta un punto di riferimento per la cultura mediterranea, perché Ludovico Corrao è stato veramente un paladino della cultura mediterranea, dei diritti dell'uomo, del dialogo interculturale tra tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e lo è stato attraverso le iniziative culturali che ha lanciato, e con la cultura per un riscatto sociale, per una promozione anche del dialogo tra paesi stranieri. E questo è molto importante, oggi rimane anche un'eredità morale, devo dire, del senatore Ludovico Corrao. La città lo ricorda intitolando questa via, la via che portava e che porta appunto a quella che era la casa di Corrao, in prossimità della Fontanazzo, casa che ha ospitato alcuni dei maggiori intellettuali del Novecento, da Leonardo Sciascia a Feltrinelli, a Tiuscenco, intellettuali italiani e non. E quindi Corrao era veramente un punto di riferimento importante e ci manca. Qui presente anche Regina Undemer, che attualmente svolge quale attività esattamente? Sono una guida turistica, nonché anche presidente dell'associazione guide della provincia di Trapani, cioè Trapani Sicilia Occidentale, come si chiama oggi. Lei ha avuto modo di collaborare con Ludovico Corrao? Sì, ho collaborato con Ludovico Corrao negli anni Ottanta, allora facevo da interprete proprio quando venivano dei personaggi illustri di lingua tedesca a Cibellina. Quindi c'è stato questo rapporto e poi quando lui si è candidato l'ultima volta a senatore ho fatto parte anche di coloro che aiutavano nella campagna elettorale. Lei è originaria di dove? Io sono tedesca. E quindi come si è instaurato questo legame con la Sicilia da parte sua? Vabbè, io ho conosciuto mio marito che è siciliano di Alcamo, allora lui viveva a Milano e quindi poi ci siamo trasferiti qui. Per me è stato un grande onore poter collaborare con Ludovico Corrao, che era una persona con un carisma fuori dalla norma. Io questo lo notavo anche con i visitatori internazionali che captavano questo suo essere così particolare. Questo mi preme dirlo. Monsignor Aldo Giordano, arciprete della Chiesa Madre di Alcamo, le ha conosciuto intanto personalmente Ludovico Corrao? L'ho incontrato qualche volta, ma non mai da poter dire che l'abbia conosciuto personalmente, anche perché lui era molto più grande di me e quindi aveva già una sua vita vissuta. Poi già era andato nella Valle del Belice, per cui non ho avuto occasione di poterlo incontrare. Ne ho sentito parlare, sì, questo sì, ovviamente, perché è una figura storica molto di peso, specialmente ad Alcamo, e quindi possiamo dire di lui che è certamente una persona intelligente, capace di capire i cambiamenti anche politici del tempo, era autocentrato, cioè nel senso che aveva una grossa personalità, quindi si imponeva. Non tutte le scelte ovviamente in un uomo si possono, diciamo, considerare al massimo della propria espressione, però indubbiamente ha segnato la storia di Alcamo, ha segnato sicuramente la storia nostra nella Sicilia occidentale. E dedicargli una strada mi pare una cosa opportuna, perché non è un uomo, diciamo, di secondaria importanza. Ovviamente la storia dirà quello che deve dire, cioè nel momento in cui si dovesse scrivere una storia su Ludovico Corrao, tutti gli aspetti della sua personalità sarebbero esaminati, ma sicuramente non perderà mai questo suo fascino e carisma che aveva, specialmente nel mondo politico.
tutti ricordano i suoi comizi che erano straordinari. Qualcuno mi riporta parte di un comizio famoso in cui distribuì delle rose a tutti i presenti. Calogero Pumilia, presidente della Fondazione Orestiadi, che è molto, molto operativa e che ha uno stretto legame con la storia, con la figura storica di Ludovico Corrao. L'intitolazione di una strada a lui è un omaggio che la città di Alcamo rende ad uno dei suoi figli migliori, quello che è stato qui a dare il suo contributo di uomo politico, di uomo di cultura, che ha amato tanto questa città e che ha lasciato una straordinaria eredità, quella di avere costituito una delle più importanti istituzioni culturali della Sicilia e non solo, che per fortuna prosegue sulla scia da lui indicata, e io ho il privilegio di essere quello che guida la fondazione come lui la guidò per tanti anni, e anche di espanderla sempre sulla base dell'insegnamento che lui ci ha lasciato, quello di fare della cultura un segno distintivo di questa società, di fare in modo che l'arte, quella contemporanea in particolare, dia il senso di un riscatto della nostra società, indichi la via attraverso la quale questa comunità siciliana, alcamese, trapanese si deve orientare. In questi giorni abbiamo inaugurato una nuova sede ad Agrigento, abbiamo ricordato Ludovico Corrao e oggi Alcamo con questo gesto, se si può dire, ripropone ai suoi concittadini la figura di un personaggio illustre. Presente ovviamente anche Enzo Fiammetta, direttore della Fondazione Orestiadi, un commento anche da parte sua su questa intitolazione a Ludovico Corrao. Ma insomma è molto commovente, ecco, perché questa era la strada tipo che portava tipo alla sua villa, cioè dove lui tipo si è diviso, diciamo, tra Alcamo e Gibellina, diciamo, nel suo lavoro di amministratore, oltre che insomma, Roma. E quindi, diciamo, per me è un momento, diciamo, molto emozionante, diciamo, che mi riporta indietro agli anni in cui abbiamo lavorato insieme per il Museo delle Trame Mediterranee, insomma, e spero, tipo, che questo sia proprio un momento, diciamo, che lo ricordi e che ricordi, diciamo, fondamentalmente anche il suo lavoro, diciamo, fatto, diciamo, per Alcamo, per Gibellina, diciamo, per la Sicilia e per l'Italia, insomma, in generale. Lavorate voi molto sulla cultura ed è fondamentale quando si tratta di cultura anche affrontare tematiche come quelle della salvaguardia di un patrimonio inestimabile sul piano naturalistico, archeologico, storico, Monte Bonifato. Ecco, questa può essere la grande occasione per un rilancio di quest'area? Certo, diciamo che può essere l'occasione, diciamo, però più che l'occasione, diciamo, è un momento che ci dovrebbe, diciamo, ricordare, no? Quasi quotidianamente, diciamo, quali sono i nostri doveri, diciamo, rispetto, diciamo, alle generazioni, diciamo, che ci seguono, l'obbligo che abbiamo di salvaguardare il patrimonio architettonico ma anche quello, diciamo, naturalistico. Okay. Evviva! Ascoltiamo il sindaco di Alcamo Domenico Surdi e il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera. Un momento molto bello e emozionante, per cui ringrazio il Consiglio Comunale di Alcamo, la città di Gibellina qui rappresentata dal collega Salvatore Sutera e presidente della Fondazione Orestiadi, di tutti coloro i quali sotto la pioggia ci tenevano ad esserci, perché per noi è importante che la via che porta a quella che fu la casa, la residenza, dove il senatore ospitò tantissimi personaggi illustri, tantissimi artisti, da oggi in poi si chiamerà via Ludovico Corrao. Quindi per noi un tributo giusto ad uno dei personaggi più illustri della nostra comunità. Sono felice di essere presente e ringrazio l'amministrazione, il sindaco, l'inaugurazione di una strada a Ludovico Corrao, che per Gibellina
come dicevo prima, rappresenta un po' il fondatore, il padre fondatore della nuova città, a cui tra l'altro con la sua idea utopica ha dato un'anima che altrimenti non avrebbe avuto. Per noi chiaramente rappresenta un momento importante. Io ringrazio ulteriormente per questo invito, ma io credo che Ludovico Corrao accomuni in qualche modo le due città. E questa è anche un'occasione, ma voglio dire, poi in questo momento col sindaco abbiamo un rapporto oltre che di amicizia anche di collaborazione, e quindi credo che ecco, nel segno di Ludovico Corrao, che ripeto per noi è davvero la figura importante che oggi dà speranza a una città che come tutti i piccoli centri del meridione sta soffrendo per tanti motivi, ma ecco, questa grande idea di Ludovico Corrao sta dando, noi abbiamo la speranza perché quello che lui ha creato possa dare un futuro alla nostra città. E in questo momento dico che al sindaco, ma che sicuramente ci sarà modo e occasione perché affinché queste due città possano collaborare nel senso, nel segno dell'arte, dell'innovazione. E quindi ecco, una bella giornata, grazie ancora per l'invito, grazie per quello che l'amministrazione sta facendo.